Udinese City Camp Summer 2019, terza grande giornata. Oggi in programma ci sono i multi sport. Andiamo a conoscere sempre di più i nostri ragazzi con i loro allenatori. Seguitemi. Terza giornata dei City Camp bianconeri. Oggi i multi sport sono in programma. Assolutamente sì, abbiamo questa novità, abbiamo inserito il multisport, ovvero nella parte conclusiva della mattinata ogni allenatore potrà fare uno sport diverso che non sia il calcio, chiaramente, quindi pallavolo, pallacanestro, rugby, bowling, quello che faremo noi oltretutto, quindi ognuno di noi farà qualcosa di diverso anche per far conoscere altre discipline, non solamente il calcio, anche se chiaramente sono qua per il calcio, ma non dimentichiamoci che noi dall'altra disciplina abbiamo rubato tantissimo, Alessandro, perché la pallavolo e il basket ad esempio l'abbiamo utilizzato in tantissime occasioni anche come fase di riscaldamento, e quindi in queste fasce è bene farli vedere anche delle altre cose. Senti mister Marco Taviana, i ragazzi qui sono qui da tre giorni, insomma adesso iniziate a conoscervi bene, cosa possiamo dire di questi ragazzi? Bene, beh, io parlo del mio gruppo, sono molto contento, ti dico la verità, la qualità è buona, i ragazzi si impegnano, lavorano tantissimo, perché devi pensare che noi la mattina lavoriamo circa per 3 ore e mezza con parecchie pause perché fa caldo veramente, però bene, sono contento, c'è una buona qualità, l'impegno totale, e ti dirò che rispetto a qualche passata stagione vedo anche più freschi, perché poi sai, i primi giorni c'è l'entusiasmo, poi man mano che passano le giornate lavorando praticamente tutto il giorno arrivano alla sera davvero cotti, poi li vedo ancora belli pimpanti, quindi vuol dire che stiamo lavorando ancora poco. Chiamiamoli qua, allora venite tutti qua ragazzi, venite tutti qui, anche perché il vostro allenatore mi ha detto molto bene di voi, e allora cosa possiamo dire invece del vostro allenatore, cosa mi dite? È molto bravo. È molto bravo? Sì, sì. Preparato? Sì. Confermate, non è severo? No. Il giusto magari? Sì, insegna bene. Insegna bene, insegna bene. Cosa, quando torni a casa la sera, cosa racconti ai tuoi genitori? Che è stata una bella giornata, che mi sono divertito molto. Quindi non vedete l'ora di tornare la mattina? Sì. Siete contenti quindi? Sì, sì, tanto. Un bel Forza Udinese, me lo gridate tutti insieme al mio 3? 1, 2, 3. Forza Udinese! Sempre pronti, sta arrivando Chiara, che adesso andremo a intervistare una delle nostre 3 ragazze iscritte a questi City Camp. Chiara, come procede? Bene. Sei contenta? Sì. Si comportano bene questi maschietti? Sì. Vai, avanti tutta, brava Chiara. Tu chi sei? Come ti chiami? Alessandro. Di dove sei Alessandro? Di Sant'Andrea. Senti, è la prima volta che vieni a fare i City Camp? No, è la seconda volta. È sempre bello? Sì, sì. Senti, sei stanco? Abbastanza. E quando torni a casa la sera cosa dici ai tuoi genitori? Ti sei divertito? Per aver fatto scrivere. Quindi ringraziamo i genitori? Sì. Allora eccoci qua, ci sono papà e mamma che ti stanno guardando, ringraziali. Grazie mamma. Francesco, fatti vedere, quanti anni hai? 11. Allora, invito un attimino Emanuele ad avvicinarsi perché voglio vedere la tua pettinatura, Che pettinatura è questa? Alla Pogba, diciamo. Alla Pogba, è il tuo idolo Pogba? Sì, dai, un po'. Io come faccio a fare questa pettinatura? Riesco anch'io? È difficile per me. È difficile. È difficile, va bene, dai. Ti stai divertendo? Sì. Ma è la prima volta che vieni a fare il City Camp? Sì. Chi dobbiamo ringraziare per questi City Camp? La mamma e il papà. Ecco, guardali qua, ringraziali come vuoi. Papà e mamma ti stanno guardando, vai. Grazie mamma, grazie papà. E allora, devo capire se sono più stanchi i ragazzi o più stanchi gli allenatori. Sono stanco anch'io, però no, i ragazzi si stanno comportando veramente bene. Nonostante le temperature, si stanno facendo veramente in 4 per impegnarsi in tutti gli esercizi che gli chiediamo. Quindi. Qual è il programma di oggi? Allora, oggi abbiamo come programma la multisport come argomento finale, quindi gli proporremo diverse attività al di fuori del calcio, rugby,
Abbiamo giocato prima a pallamano e invece come obiettivo tecnico oggi abbiamo la finta e il dribbling, quindi ci siamo cimentati adesso nello sperimentare vari tipi di finte e i ragazzi si sono comportati davvero bene. Adesso piccola pausa e dopo si riprendono gli allenamenti. Esattamente, adesso pausa acqua e poi riprendiamo subito. Grazie. E allora vi state divertendo? Sì. Siete stanchi? Un po'. Quando si va a casa cosa raccontate ai genitori? Che ci siamo divertiti e che abbiamo imparato. Siamo qui con il coordinatore di questi City Camp, Stefano Daniel. Stefano, va tutto bene? Tutto benissimo, il tempo ci sostiene anche se nel pomeriggio diciamo che c'è un caldo torrido, però sta andando tutto alla meraviglia, i ragazzi sono contenti, cominciano ad essere un pochino stanchini nel pomeriggio, però è una cosa che... Più che stanchini, un po' più tranquilli. Un po' più tranquilli diciamo, dai. Quindi significa che lavorano molto molto bene. Oggi tra l'altro in programma ci sono i multisport. Sì, abbiamo cercato di mettere nella fine della seduta del mattino una seduta di esercitazioni dedicate ad altri sport, non più al calcio, magari al basket, al pallamano, rugby, decideranno i mister. Ma la mattina quando arrivano qui, la prima cosa che chiedono qual è? Guarda, loro vogliono in qualche modo socializzare, dunque gli lasciamo quella parte praticamente dedicata a loro di 15-20 minuti. Dopo per riattivarli e introdurli alla seduta d'allenamento cerchiamo di mettergli qualcosa di più vivace che comprende tutto il gruppo e vedo che alla mattina questo è una cosa che gli fa molto piacere perché riescono a divertirsi in un momento dove tutti quanti sono insieme. Anche perché c'è il risveglio direttamente con la Geyser Sound poi. Esatto. Sì, ormai stamattina l'abbiamo indirizzato anche con i bambini piccoli, l'hanno coordinata loro e si sono divertiti. Stai divertendo? Sì, sì, tanto. Senti, cosa dici ai genitori quando vai a casa la sera? Dico che mi sono divertito tantissimo e che di sicuro tornerò domani. Senti, a scuola com'è andata quest'anno? Bene, benissimo, come al solito. Vuoi salutare qualcuno che ti sta guardando in questo momento? No, nessuno. Vuoi ringraziare qualcuno invece perché sei qua? Sì, voglio ringraziare mia mamma e mio papà che mi hanno fatto questa sorpresa. Salutali pure, salutali. Ciao. Come va Filippo? Tutto bene? Sì. Ti stai divertendo? Sì. Senti, la sera vai a casa stanco? Abbastanza. Abbastanza. Cosa fai quindi quando torni a casa? Vai subito a dormire? No. Racconti al papà e mamma com'è andata la giornata? Sì. Ben fatta. Senti, hai la scarpa stracciata, mi raccomando, eh. Come va Gioele? Bene. Ti stai tuffando, eh? Da un palo all'altro? Sì. Qual è il tuo idolo? Chi è il tuo idolo? Riccardo. È Riccardo il tuo idolo? Riccardo sei il suo idolo, come mai? Non lo so. Siete amici per la pelle? No, perché tiro bombe. Perché sono forte, tiro forte. Ah, perché tiri forte, ma col sinistro o col destro? Col destro. Col destro, e col sinistro un po' meno forte? Sì, sì. Però ci stiamo provando perché grazie ai City Camp si migliora, eh? Sì. Senti, vuoi fare un saluto speciale a chi ti sta guardando da casa? Sì. Saluta, vai. Ciao mamma, papà. Adesso che hai rilasciato le scarpe sei pronto per giocare? Sì. Ok? Senti, fai un saluto a chi vuoi tu, vai. Ciao mamma e papà. Oh! Sì, parata! Sara l'abbiamo parata! Sì. No, l'ho parata, l'ho parata. Con Sara, no, era sulla riga, chiediamo al VAR adesso. Sara, prima che arrivi il pallone, mi canti velocemente un bel totalmente dipendente, vai. Totalmente dipendente, non so stare senza te. Bianco, nero, nero e verde, di fudine. Vabbè, brava Sara, è andata.
E allora durante i City Camp si divertono i più piccoli, ma anche quelli più grandi. Sì, anche noi ci stiamo divertendo a vedere questi ragazzi che si divertono, che è alla fine il nostro obiettivo di questo camp, farli divertire, ma comunque mettere anche esercizi di tecnica e fargli un po' capire quali sono le basi per costruire un giocatore. Ma cosa state facendo oggi? Facciamo dei giochi, ci divertiamo. Ecco, dei giochi, appunto oggi si parla di multisport, quindi li facciamo giocare insegnandogli anche gli altri sport. Anche gli altri sport è importante, come il basket, che è un esercizio molto importante anche per capire certi movimenti e giocare soprattutto di squadra. Arianna, ti ho visto che giocavi con due palloni addirittura. Sì, forse, non lo so. Sei bravissima, sei, ti stanno facendo arrabbiare questi maschietti? No. Sei tu che fai arrabbiare loro? No. Non è vero. Allora, facciamo un applauso alla nostra Arianna, un applauso, vai! Perché Arianna, stai dando filo da torcere a questi maschietti, sei bravissima, ma qual è il tuo campione preferito? Ronaldo. Ronaldo, perché Ronaldo? Non lo so. Adesso amici di UD News TV proverò anch'io il calcio in porta, il calcio del po', ma proviamo, eh! Attenzione, eh! Ci provo, vediamo, facciamone due, vai, primo io e dopo tu, aspetta, la tengo ferma, ci provo, dove la volete tra l'altro? Nel 7, vabbè, quale 7, quello lì o quello lì non è un 7, ci provo, nel 7, proviamo, vediamo com'è il piedino, Poma, dopo anni e anni. Nel 7 basso, nel 7 basso. Ricordiamo che sono iscritti 25 portieri in questi City Camp Summer 2019. Oggi mister, cosa stiamo facendo come programma? I bambini si stanno esercitando sulla tecnica di calcio, quindi abbiamo prima sviluppato il concetto di come approcciare la palla, abbiamo curato il piede di appoggio e adesso si stanno divertendo con dei giochini per fare centro nei cerchi, ci mettiamo dei punteggi per metterci sempre una sana competizione. Quindi un bel programma ricco di esercizi. Sì, anche perché prima abbiamo lavorato sulla tecnica dello spostamento dal punto di vista tattico, gli abbiamo curato la bigiettrice, gli abbiamo curato la tecnica dello stacco e della presa aerea. Qui abbiamo anche Francesco, portierone dell'Under 14 dell'Udinese. Francesco, cosa ci fai oggi qui? Sono venuto a salutare i mister, un po' a guardare i camp, come faccio ogni anno. Senti, ti ricordi ancora il tuo primo City Camp? Sì, sì, l'ho fatto qua 5 anni fa e mi sono molto piaciuti, infatti torno spesso per rivedere. E adesso amici di UD News TV, piccolo break per la merenda. Ieri c'erano le pesche, oggi mi dicono che ci saranno le albicocche. Seguitemi. Siamo qui alla terza giornata dei City Camp Bianconeri e ci stiamo divertendo. Moltissimo, come ogni anno del resto. Come mai sei qua alla distribuzione delle albicocche? Distribuzione albicocca stamattina, abbiamo cambiato frutta. Ieri c'erano le pesche. Ieri pesca, oggi albicocca. Domani? Domani non si sa. Non si sa, domani sempre sorprese, sempre sorprese. Sono più buone le albicocche che le pesche. Bene, sono più buone le albicocche. Prendiamo appunti e segniamo tutto. Senti, cosa possiamo dire di questa prima fase dei City Camp Bianconeri? Beh, come ogni anno siamo partiti bene, i ragazzi sono 140, quindi un buon numero. Come ogni anno abbiniamo divertimento e insegnamenti sullo stile udinese. Diciamo che funziona. So che dalla 24 al 29 giugno ci sarà la seconda fase con oltre 150 ragazzi. Ma i numeri dicono questo. Oggi ho le ultime notizie, siamo 150. Quindi una bella risposta. Io so che ogni tanto qualcuno va bacchettato qui. Ma ogni tanto però, ogni tanto. Diciamo che cerchiamo di dare anche un'impronta educativa alla settimana.
chiaramente quando si è in tanti ci vogliono anche delle regole, no? Ma sono bravi, diciamo. E per le regole c'è Piero, facciamo un applauso a Piero, facciamo un applauso a Piero. È una settimana positiva. Piero, ti lascio lavorare e se avanza un'albicocca dopo vengo da te, eh? Benissimo, va bene.